Preso il via con la pubblica cerimonia di investitura presso la sala consiliare del comune di Venaria Reale, il 40° Real Carnevale Venariese, dove il primo cittadino Roberto Falcone ha lasciato le chiavi della città, Lucio della Venaria e la Castellana. Ad illustrare la kermesse il presidente del comitato organizzatore Francesco Scrudato. Sono 40 anni di Carnevale Venariese. Non che prima non ci fosse un carnevale, ma ad Altesano facevano un carnevale nella parrocchia e in quel periodo, nel 78, si è riscontrata la necessità di avere un carnevale che coinvolgesse tutta la città. Eravamo un gruppo di amici, 4-5 amici, e detto fatto abbiamo detto dobbiamo fare qualcosa. Ci siamo messi di buona lena e piano piano siamo riusciti ad arrivare a festeggiare i 40 anni. Chiaramente in questi 40 anni tante cose sono state bellissime, come negli ultimi, diciamo, gli ultimi 10 anni abbiamo fatto dei carnevali che non avevano niente che invidiare ai migliori della provincia, anzi per qualche anno il nostro carnevale era il migliore di tutta la provincia. In questi 40 anni bisogna dare gran merito alla figura del Lucio. Lucio della Venaria, impersonato principalmente da Beppe Zampieri, che ormai da ben 35 anni impersona il Lucio, ha portato il nome di Venaria non solo in giro per l'Italia ma anche all'estero, quando i carnevali erano più in auge, perché bisogna riconoscere che negli ultimi anni anche così in giro i carnevali stanno un po' mollando per diversi motivi, vuoi per la crisi, vuoi per tanti altri motivi, ma il nostro Beppe Zampieri con Carla, la sua consorte, hanno ben rappresentato il Lucio e bisogna dargli il merito, gran merito. Il successo del carnevale va alla figura del Lucio della Venaria e la Castellana. Quest'anno, negli ultimi anni, abbiamo un carnevale così in forma ridotto, motivo è la crisi finanziaria che attanaglia i comuni, perciò faremo il carnevale dei bambini, ma sicuramente non sarà all'altezza dei carnevali che c'erano 60-70 carri, ma faremo un carnevale così per far divertire i bambini e speriamo di continuare nella nostra tradizione e speriamo ancora in tempi migliori per poter riprendere quei carnevali che facevamo tanti anni fa. Entusiasmo per l'ormai storico Lucio della Venaria, Giuseppe Zampieri. È sempre veramente una grande emozione, una cosa importantissima, e quest'oggi con il consegno delle chiavi daremo sfogo, diciamo, al carnevale che si fa prossima domenica, un carnevale tutto per i bambini, perché i vecchi carnevali bisognerà aspettare, come ha detto il Presidente, nuove risorse per farli, perché però è un peccato che sia successo questo, perché noi come Venaria non eravamo secondi a nessuno nella provincia e forse anche fuori. E io con il Lucio come maschera di Venaria, sia con la mia signora, siamo stati in Francia, siamo stati in Calabria, siamo stati in Toscana, ma il Piemonte l'abbiamo girato tutto, in largo, in lungo. Io avevo la prima figlia che la portavo via in carrozzina, alle 2-3 di notte ci spostavamo da un posto all'altro, però era una bella cosa, un bel divertimento. Ogni modo, sono 35 anni passati veramente bene e mi sono veramente divertito, e poi il nostro presidente è una persona eccezionale, anche dove non si può arrivare si arriva lo stesso, ed è questo è molto molto importante. E così siamo arrivati a oggi all'investitura e speriamo che anche domenica al Carnevale dei Bimbi ci sia una bella giornata come oggi e anche tanto tanto pubblico.